Arrivano a Firenze le prime 50 e-bike. Raggio di 24, gomma che attutisce gli sbalzi, sellino regolabile, pedalata assistita, portapacchi posteriore. 25 km orari la velocità massima. Il noleggio si apre e si chiude attraverso la nuova app Movi by Mobike, che chiede di scegliere tra le due ipotesi, standard o e-bike, che è meno faticosa ma in proporzione costa 4 volte di più, anche se sono allo studio abbonamenti da 29,90 al mese. Una bicicletta elettrica, quindi toglie tutta la fatica della pedalata, e soprattutto nei mesi estivi, quello che stiamo vivendo di agosto, semplifica un po' il trasferimento e quello che noi chiamiamo l'ultimo miglio, quindi l'ultimo percorso, idealmente dal mezzo pubblico alla destinazione finale, o il primo miglio da casa al primo mezzo pubblico. Le tariffe sono differenti rispetto alla bicicletta tradizionale, sono 20 centesimi per ogni minuto di utilizzo. Sì, arrivano le prime 50 biciclette a pedalata assistita, una sperimentazione, poi ne metteranno altre, da 50 passeremo a 100, ma soprattutto andremo verso un bando che verrà fatto ora nell'autunno per mantenere 4.000 biciclette con la pedalata muscolare e 800 invece a pedalata assistita, e quindi un grande incremento che arriverà fino nella periferia della città, e per questo è molto importante, e questa è una prima sperimentazione per vedere come può funzionare. Nel frattempo ci sono i risultati, a breve usciranno i risultati per l'assegnazione del bando che abbiamo già fatto relativamente sia ai monopattini, che sono 900 divisi su 3 aziende, sia anche alle moto, agli scooter elettrici, anche per questo avevamo un bando. Quanto agli atti di vandalismo, i fiorentini si sono rivelati virtuosi, almeno secondo i dati di Movi, migliori sicuramente dei bolognesi. I fiorentini sono molto disciplinati, anche in termini di vandalismo siamo molto al di sotto del nostro budget previsto, quindi il parcheggio avviene in maniera corretta e non ci sono problematiche rilevanti. Ci sono problemi strutturali della città, soprattutto nel centro storico, per cui se si parcheggia una bicicletta in una via piccolina poi si impedisce il passaggio delle macchine, e questa è una cosa che stiamo gestendo col comune.